Everybody's got the reason. Il 2018 per la Fotino Academy non poteva iniziare in modo migliore. Gli atleti della famosa scuola di karate avellinese hanno già conquistato due bronzi in Croazia con la coppia di Stefano Manzione e un argento con Christian Ferrara in Austria. Proprio l'atleta alpino tornato dal fronte austriaco è subito ripartito alla volta di Ostia per il raduno con la nazionale per potersi preparare all'europeo EKF di Sochi in Russia, che si terrà dal 1 al 4 febbraio. Adesso Christian in questo momento è nuovamente in raduno al centro olimpico di Ostia, in preparazione per il campionato europeo che si terrà a Sochi in Russia, e avrà la sua gara sabato in questa settimana. Una competizione importante ma non impossibile da affrontare, dove l'irpino, detta del proprio maestro, farà di tutto per poter conquistare almeno il podio. Le speranze ci sono sempre, ma è sempre tanto difficile. Poi magari avremo modo di vedere la categoria di Christian con tutti i concorrenti. Le cose diventano sempre più difficili, il karate è uno sport olimpico, tutte le nazioni si stanno attrezzando per il 2018, che sono le Olimpiadi giovanili, e per il 2020 a Tokyo, che sono le Olimpiadi ufficiali. Ecco, ci saranno le Olimpiadi, saranno a Tokyo. Quante possibilità ci sono di vedere un vostro atleta partecipare alle Olimpiadi? Beh, noi ci speriamo, ma è oggettivamente una cosa estremamente difficile. Le qualificazioni olimpiche partono fra 6 mesi e quindi gare con punteggio si avrà luogo a un ranking internazionale, mondiale, che porterà pochissime persone a gareggiare nelle Olimpiadi. Pensate che ci sono soltanto 8 atleti per categoria, e quindi 8 atleti non è un numero elevato. Poter entrare in questo gruppo strettissimo, insomma, una cosa particolarmente difficile. Ciò non toglie che noi lavoriamo per questo.